Intanto Alberio va a superare, scusami, Mattia Legrottagli in questo momento in lotta della 19esima posizione, mentre Laudato in lotta con Milandinovic, compagno di squadra di Daniele Poli, che si è purtroppo ritirato. Vediamo Laudato se si va a prendere l'ottava posizione. Ciao Fabris, ciao a tutti i Sim Driver, sono Rosario. La passione per quanto riguarda i titoli automobilistici ribattezzati nel nuovo millennio come simulatori parte da molto lontano, da fine anni 80, inizio anni 90, quando ancora si giocava con i flopponi, poi il balzo evolutivo di PlayStation 1 con Gran Turismo, e per proseguire negli anni con titoli su PC come GTR 2, Race 07, e fino ad arrivare ai giorni nostri dove l'abbondanza la fa da padrona. Titoli come i Racing, Refactor 2, Race Room, Assetto Corsa, competizione o normale, Project Car vari, per cui questo periodo per noi amanti del genere è un periodo sicuramente positivo. Ciao a tutti, sono Luca, 46 anni, appassionato di simulazione di guida e di simulatori in genere. Allora, è una passione che nasce dalla fine degli anni 80, con forse il primo titolo giocato su Amiga, che era un titolo di Jeff Grammond, Grand Prix, credo uno, poi passando per appunto vari altri titoli come GP3, la serie NASCAR, fino ad arrivare poi a Grand Prix Legend, per poi arrivare a GTR2. Poi c'è stata una lunga pausa e diciamo che adesso è 3-4 mesi che ho ripreso appunto questa mia passione. Cosa mi ha spinto a unirmi ai Sim Drivers? Il riconoscermi in tante persone che poi ho avuto modo anche di approfondire un'amicizia. La passione che a tutti ci accomuna, che tutti i giorni ci fa scambiare opinioni, consigli e anche che tirare sul più del meno. Allora mi ha spinto sicuramente la conoscenza fatta con Fabrizio attraverso il suo canale YouTube, che mi ha convinto in qualche modo poi ad iscrivermi, insomma, a un suo campionato organizzato con Assetto Corsa con le Ferrari 488 GT3. È stata un'esperienza molto bella, con un gruppo di persone, diciamo, che poi siamo diventati amici, sempre nel rispetto delle regole, nel rispetto dell'avversario e nella massima correttezza. Perché è una categoria che sicuro mi affascina, mi è sempre affascinato dai tempi di Giannini con le Alfa 155. Oggi affascina perché sono dei bolidi veramente sensazionali, che potersi confrontare con il gruppo di amici, di nuovi amici, su un titolo come Resinum, che per carità ha i suoi difetti ma anche i suoi molti pregi, mi ha colpito, per cui la scelta non è stata troppo difficile. Allora, mi sono iscritto al campionato DTM perché mi è piaciuta la formula, avevamo un pochino tutti intenzione di cambiare simulazione, lo facciamo attraverso Race Room, un titolo, se vogliamo, diverso sicuramente da Assetto Corsa, con pregi e difetti come tutti i simulatori, ma è stato comunque un motivo per poi, come dire, implementare altro tipo di, diciamo, di scelte all'interno del campionato stesso. E quindi di conseguenza ci siamo poi ritrovati un po' tutti ad essere, come dire, entusiasti di partecipare a questo nuovo campionato con appunto l'organizzazione di Fabrizio e di Andrea Balocchi, con la collaborazione anche di Luca Lazzarato di Motori nella Leggenda, e niente, credo che sia sicuramente un buon punto di partenza per chi vuole imparare come me. Questo campionato mi ha colpito senza un po' di dubbio il fatto di giocare in squadra con un compagno.
di non correre solo per se stesso, ma per cercare di portare punti per la squadra. Per cui non è detto che uno vinca la gara e poi sia al primo posto in quell'appuntamento, possibilmente si arriva in quinta, in sesta posizione o in terza, in ottava, dipende dove, anche il vincitore della gara dipende dove è il suo compagno. Non è detto che arrivi primo, e questo per mescolare un po' le carte mi ha colpito parecchio. Questo, il gioco di squadra mi garba parecchio, diciamo così. L'aspetto che più mi ha colpito è stato il fatto, l'innovazione di praticamente di formare dei team con appunto l'intento partecipativo e di conseguenza siamo io e il mio compagno di squadra Saro Alberio, che chiaramente insomma l'intento è quello di avere una classifica a punti. Quindi non si partecipa come unico pilota, ma diciamo in funzione di un vero e proprio team. E questo credo che sia una cosa molto bella, se non altro che va chiaramente a portare un discorso, diciamo, di risultato verso il team e non verso la persona singola, il pilota singolo. Prospettive che abbiamo con il mio compagno di squadra, se non quello di passare delle belle serate tra amici, senza esagerata e inutile pressione. Siamo andati subito in sintonia con il compagno di squadra, con Luca Laudato, e penso ci possiamo, da qui ad aprile possiamo passare delle belle serate, divertirci. Poi quello che verrà, puntiamo più in alto possibile, però ci sono squadre veramente attrezzate bene, con ragazzi veramente molto veloci, per cui vedremo. Intanto il primo obiettivo è quello di divertirci, giocare sereni, poi quello che verrà ci prendiamo. Allora, il risultato finale chiaramente è, insomma, andiamo a fare il meglio possibile, insomma, è inutile dire no, siamo qui per partecipare, ci interessa, tra virgolette, fare delle comparse. Speriamo bene, insomma, di ottenere dei risultati, se non altro, diciamo, decenti. E il team è stato assortito appunto con un discorso di essere un pilota più veloce, l'altro un po' meno. Da questo punto di vista siamo tutti e due veloci, siamo fortissimi, quindi è meglio che gli altri, insomma, ci tengano d'occhio. Intanto lasciare in vedo la formula squadra, che, come dicevo prima, mescola bene le carte e equilibra un po' le classifiche per avere più spettacolo fino alla fine. Poi, appassionati come me, come tutto il gruppo, correrebbe anche con dei carri della spesa, per cui quello lascia il tempo che trova, Aerofactor 2, Resum, o il futuro assetto della competizione, o i racing, categorie che piacerebbe farci tante, la IndyCar, la NASCAR, la WEC, il WTCR, ripeto, è il credito della spesa, per cui l'importante è essere continuare con questa atmosfera di amicizia nel gruppo. Poi il titolo della categoria lascia il tempo che trova. Allora niente, confido in te Fabrizio e nelle tue fantastiche idee, sempre innovative e divertenti. Un messaggio che posso dare a chi ci segue, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di Fabris, a simdrivers.eu, al forum, dove siete appassionati come noi di motori e di titoli simulativi, per l'appunto, vi troverete a casa. Ci sarà modo di poter scambiare consigli, dare consigli e trovarsi in un bel gruppo. Detto questo, vi auguro un buon 2019 e al prossimo appuntamento, che sarà appunto in Svezia, il mio compagno Luca. Ce la metteremo tutta per dare spettacolo. Ciao, ciao Fabrizio, ciao a tutti.
Per quanto riguarda i sun drivers, niente, questa è la strada giusta, nel massimo rispetto, come ho detto prima, e agonismo, insomma, ai massimi livelli, ma di pari passo appunto con il rispetto in pista. Per quanto riguarda invece le persone che ci seguono, per chi ha dei dubbi, è il posto giusto per cominciare, ragazzi. Sempre nel massimo rispetto, collaborazione, e ora vado in pista a provare che sono indietro col setup. Ciao!